continuo con Patrizia Paradisi, che molti studi ha dedicato a Tommaseo e non solo, e alla sua città di Modena, e che oggi ci parlerà di Francesco Selmi, scienza e impegno politico nel Ducato di Modena. Allora, buongiorno, ringrazio ovviamente, ma non è di prammatica, gli organizzatori per aver continuato ad avere fiducia in me anche spostandomi su un territorio che non è propriamente di quelli che io frequento abitualmente. Sono di formazione classicista, mi occupo di poesia neolatina, gli studi sul Tommaseo poeta neolatino mi hanno condotto a incontrare questo straordinario gruppo al quale mi fa sempre piacere continuare a dare il mio apporto per quello che possa essere, quantumque sit, si dice in latino. Il fatto di intervenire in un convegno prevalentemente di studi storici sul Risorgimento forse posso avere una giustificazione nel fatto che io sono insegnante di latino e greco nel liceo classico Muratori di Modena, che è il liceo di tradizione della città, erede del Collegio dei Gesuiti, istituito a Modena originariamente nel 1590, è il primo documento che dice della volontà di costituire un collegio a Modena. Poi nel 1615 si ha inizio dei lavori, e questo Collegio dei Gesuiti è stato regificato immediatamente dopo l'Unità d'Italia, grazie anche all'intervento probabilmente di Selmi, del quale mi occuperò, e la sede attuale del liceo è vicinissima, praticamente di rimpettaia, al patibolo di Ciro Menotti, che con gli studenti è capitato di andare a visitare e omaggiare in occasione della ricorrenza del martirio in maggio. E il fatto che mi sia anche interessata appunto di storia dell'istruzione classica e dell'insegnamento del latino e del greco nei licei di tradizione italiani in occasione delle celebrazioni di questo liceo fa sì che insomma qualche anche incursione nel campo della storia e della storia ottocentesca l'ho all'attivo da anni passati, per cui insomma spero di poter portare qualche contributo del Ducato di Modena a questa idea nazionale dell'Italia che uscirà dal decennio di preparazione. Spero di non aver fatto un santino o una geografia troppo smaccata, ma anche questo nasce dal fatto che questo personaggio è stato studiato prevalentemente o negli studi di storia della chimica, perché in realtà è un chimico importantissimo che ha scoperto alcune cose fondamentali che tuttora gli sono attribuite, quindi negli studi di storia della scienza, in particolare della chimica, ho trovato vari contributi che però sono molto settoriali. Altrimenti, per quello che riguarda il suo lato di patriota e di fervido esecutore, insomma, dei momenti fondamentali del Risorgimento a Modena, tra Modena e Torino e Modena di nuovo e Bologna, rimane confinato, mi sembra, in studi di storia locale, municipale. A Modena, soprattutto a partire dai centenari 1981, perché Selmi è morto nel 1881, e nel 2017, in occasione del bicentenario della nascita, che è quindi piuttosto recente, si è avuto un congruo incremento di studi, però come dico sono rimasti per lo più confinati a livello locale, anche perché gli ultimi eredi del personaggio, che è il maestro Francesco Bartoli, maestro di musica, il direttore d'orchestra, ha donato alla biblioteca Selmi di Vignola, che così si chiama perché fu istituita da lui nell'Ottocento, insomma tra le ultime cose che fece, una buona parte dell'eredità documentaria e di lettere che la famiglia conservava ancora, e quindi nel 1996 e nel 2000, e quindi da queste donazioni è partita un'attività di interesse, di recupero a livello locale di Vignola, dei bibliotecari della biblioteca di Vignola, e dopo il 2017 ci sono stati 4-5 almeno incontri a Vignola, biblioteca, di approfondimento di particolari settori di Selmi, quindi io mi avvalgo moltissimo di queste di questi studi che mi hanno preceduto, e ho cercato di farne una sintesi che spero non sia troppo schematica per farvi vedere la versatilità del personaggio e la poliedricità dei suoi interessi. Sembra quasi un ultimo rappresentante
dell'intellettuale umanista versato sia nelle scienze che nelle lettere, indifferentemente, perché ritiene che entrambe contribuiscano a quello che deve essere l'uomo nuovo, l'italiano della sua epoca. Qualche tratto del genere mi è sembrato di incontrare in altri studi, ad esempio Marco Minghetti, che oltre a fare il politico e l'economista, girando per Europa, insegnava latino alla Regina Margherita, quindi era talmente competente di latino da fare il ripetitore privato alla Regina Margherita, e non ci si potrebbe aspettare, magari un Presidente del Consiglio in un nuovo politico. Quindi il Selmi è una delle figure, direi, di seconda linea, come è stato detto, e a Digione ci sono, no, i protagonisti, quelli che sono tutti i libri di storia del Risorgimento e nei manuali scolastici. Selmi è rimasto nelle seconde file, ma da quello che sembra di capire è stato l'ispiratore molto spesso dei documenti, delle proposizioni portate avanti dai protagonisti del Risorgimento, ed è un peccato che forse anche per il suo carattere, come sembra di capire da vari indizi, schivo, riservato, non presuntuoso di sé e non troppo orgoglioso, forse ha subito anche qualche piccola ingiustizia negli anni 60, subito dopo, a livello di carriera, che però lui ha saputo compensare con grande spirito di accettazione e sacrificio, andando avanti nella sua attività. E l'argomento che insomma mi ha anche indotto ad accettare questa cosa è la contiguità con Tommaseo. Tutto è partito perché nel fondo Selmi risulterebbe una lettera di Tommaseo. In realtà spero di portare insomma, anche una piccola novità, scoperta, insomma, in questo ambito che tradizionalmente è attribuito come un rapporto diretto tra Tommaseo e Selmi, in realtà è un rapporto mediato da Pomba, e quindi questo verrà dopo insomma, spiegato meglio. Però, proprio per sottolineare questa specie di vite parallele che in qualche modo hanno modo di toccarsi a Modena, come avendo come centro comune denominatore la città di Modena, inizio con questo esergo tratto da una lettera di Tommaseo mandata agli organizzatori del centenario di Muratori, perché Muratori rimane come nume indigete di Modena, no? Lo storico Ludovico Antonio Muratori, settecentesco, fondatore della storiografia moderna, originario di Vignola, poi ha frequentato il Collegio dei Gesuiti, quello appunto che poi sarà intitolato a lui nel 1872, quando per decreto ministeriale si dovrà dare un nome alle scuole d'Italia, e un nome che sia collegato a qualche personaggio del luogo che abbia una fisionomia di statura nazionale, che ricordi agli studenti, ai docenti, che l'Italia viene fuori da questi personaggi. Quindi Muratori diventerà eponimo del liceo nel 1872, originario di Vignola, quindi conterraneo di Selmi. Tommaseo viene chiamato, convocato per mandare delle lettere, per scrivere qualcosa, un personaggio ormai, siamo nel 72, alla quasi alla fine della vita di Tommaseo, e lui in una lettera ha occasione di dire: il professor Francesco Selmi, anch'egli vignolese, che ricordandosi come Dante fosse dell'arte degli speziali, attende insieme agli studi chimici e ai filologici, sente la religione del Muratori e le bellezze di Dante, perché Selmi è un dantista noto. Come antefatto ho cercato di insomma collegare queste cose con costituendo questo antefatto del 35, Tommaseo e la voce della verità. La voce della verità è il giornale sanfedista e più insomma attaccato alla politica ducale, e quindi con toni feroci, eccetera. Ma vorrei partire da una citazione: cantiamo il Duca di Modena, tratta dal dell'Italia di Tommaseo, capitolo settimo del libro primo. Dedicato a Modena, un testo che verrà recuperato da Carducci e messo nella sua antologia del Risorgimento italiano, per dire insomma, l'importanza, e anche retoricamente, linguisticamente, è un testo di cui è stata sottolineata la pregnanza dal professor Bruni e da Francesco Bruni, e che insomma mi piace citare in inizio. Cantiamo il Duca di Modena, egli clementissimo sovrano e padre, egli sospirato principe, egli augusto eroe, oh viva il Salvatore nostro, viva, cantiamo il Duca di Modena. Egli con Guglielmo d'Olanda e con Carlo di Francia, sostegno dei troni illegittimi, cantiamo gli sguardi del Duca di Modena. Egli è che di Modena fece una benedetta e privilegiata città, corsivo citando la voce della verità, che inneggiava il Duca di Modena dopo i moti del 31.
Per le quali cose io venero forte il duca di Modena e la sua figlia adottiva, la voce della verità, che combatte contro il pantano degli svergognati, la Gazzetta dell'Italia Centrale che trae dall'inferno le sue metafore contro i venduti anima e corpo al demonio della rivolta, eccetera, eccetera. Anche queste sono citazioni in corsivo dalla voce della verità. Dicevo, questo è solo un assaggio dell'acre invettiva con cui inizia questo capitolo settimo dell'Italia che esce a Parigi, come noto, nel 1935, sotto falso nome e titolo, gli opuscoli inediti di Fra Girolamo Savonarola presso Pian della Forêt. Qui, appunto, il moralista, e cito Bruni, in commento al dell'Italia, grazie alla tastiera tonale si esprime col tono beffardo della citazione classica ironizzata che allude parodisticamente all'attacco della quarta egloga di Virgilio, Sicelides Muse, Paolo Maiora Canamus. Come noto, il Ducato di Modena era il più reazionario, il più transista dei regimi italiani, ben presente a Tommaseo e agli amici fiorentini, perché l'antologia, ormai soppressa, era tra i bersagli preferiti della voce della verità, il giornale modenese che tra i suoi collaboratori vantava il principe di Canosa e Monaldo Leopardi. C'è una presenza abbastanza cospicua di Monaldo Leopardi e anche di Giacomo a Modena proprio per i contatti con questi personaggi sanfedisti, reazionari, filoduchisti in maniera oltranzista. Non potendosi qui rievocare neppure per sommi capi questa questione che proprio nel 1935 viene Tommaseo contrapposto ai redattori della Voce della Verità, mi limito a citare il pamphlet, questo qui che vedete, di cui ho trovato il frontespizio e mi piaceva farvelo vedere anche in originale, del giugno dello stesso 1935, pubblicato dai reazionari modenesi, Filadelfia in realtà è Pesaro, falso luogo di uscita, in risposta a un opuscolo di Tommaseo che aveva ingaggiato una coraggiosa battaglia in difesa del Vieux, questo è il titolo di un opuscoletto, e qui cito il professor Fanfani, è divenuta tuttavia pretesto per sollevare un nuovo gran putiferio, appunto. La Gazzetta, sono queste costruzioni, come dire, giornalistiche, che a noi sembrano un po' strane, qui viene riprodotto integralmente il pamphlet, la lettera di Tommaseo, difesa del Vieux, che si era vista chiusa l'antologia in relazione a un articolo di Tommaseo stesso. Questi lo riproducono integralmente e poi fanno la polemica e l'invettiva contraria. Il titolo è questa cosa qua. La Gazzetta, la voce della verità, condannata a morte ignominiosa, senza appello, con sentenza proferita a Parigi nell'aprile 1935 da Ser Cotale, Niccolò Tommaseo e compagni, per strage commessa dell'antologia e per attentati contro la liberalesca settaria sovrana canaglia, ci lasciano un decasillabo nei primi tre elementi, liberalesca settaria sovrana canaglia, di cui è sufficiente appunto mostrare solo il frontespizio, poi qualche assaggio mi piacerebbe portarlo nella relazione scritta per far capire la temperatura al color bianco raggiunta dalla polemica politica fra i redattori del giornale modenese Tommaseo e l'aggressività, mi permetto di dire, nei toni dello scontro politico basata sulla delegittimazione, perché è così che funziona, e irrisione dell'avversario, che sono toni veramente fuori da ogni logica secondo noi, però non è solo dei nostri giorni, perché mi sembra di poter dire che insomma anche. E l'altro antefatto riguarda la polemica che vide sempre impegnato Tommaseo contro Marco Antonio Parenti, che aveva fatto una recensione al commento della commedia di Tommaseo uscito nel 1937, al quale rispose Tommaseo nel luglio del 1939, e Parenti torna a replicare. Parenti è un sanfedista, anche lui lo vedremo, però un filologo, insomma un filologo, diciamo, un letterato e una persona di cultura notevole a Modena, di cui poi Selmi cercherà di evitare l'epurazione, perché dopo ovviamente il 60 c'è il passaggio dell'epurazione contro quelli che si erano compromessi troppo prima. Allora, le opere di Francesco Selmi, nato appunto a Vignola nel 17, frequenta il ginnasio a Modena, il collegio dei Gesuiti, non riesce a diplomarsi perché ha dei problemi di famiglia, il padre muore presto, deve collaborare alla famiglia. Diventa garzone di farmacia, scopre questa sua vocazione per la chimica farmaceutica che lo porta a completare gli studi comunque a Modena e a diventare docente di farmacia al liceo di Reggio in supplenza prima e poi sostituzione del maestro, un farmacista di Modena presso il quale aveva studiato e aveva mostrato prima dei 20 anni delle capacità straordinarie. Ma mentre studia farmacia e fa questa carriera, pubblica l'iconografia dei celebri vignolesi, questo per mostrare un interesse biografico, nel quale lui stesso elabora 2 biografie su 6 che vengono pubblicate e poi le ripubblicherà anche
Riviste di Torino, non a caso ci interessa, quindi Jacopo Arozzi, Jacopo Cantelli, la biografia di Muratori nel 40. Dopo l'Unità scriverà la biografia di Matteucci, che sarà il ministro della pubblica istruzione, e di Giuseppe La Farina, il messinese patriota che aveva conosciuto a Torino e col quale aveva lavorato. Pensiamo che negli stessi anni 40 c'è la biografia degli italiani illustri di De Tipaldo, alla quale collabora Tommaseo. Cioè, mi sembra che anche questo interesse a livello molto locale, perché l'iconografia dei livellonesi c'è solo a Modena, adesso l'hanno ristampata in anastatica, risponda a quell'esigenza forse tardo illuminista di ritrovare nella storia italiana i personaggi che possono essere presentati come prodromi dell'Italia unita, che vediamo ora. Si diede anche a scrivere favole e racconti, poi vedremo romanzi, quindi è un versante, questo che non è stato studiato, direi, questo è il meno studiato di tutti, non rientra nelle storie letterarie, forse citato una volta da De Sanctis, anche perché non sono mai stati più ripubblicati, però sono racconti scritti da un maestruccio di scuola, lui usa questo pseudonimo nel 47, ristampati a Torino, quando arriverà a Torino nel 53, e questi racconti, ad esempio, c'è... In uno di questi racconti lui si proietta, è la storia di un cane che combatte contro un lupo fino al punto di essere quasi ucciso, poi lui riesce a sconfiggere il lupo ma rimane ferito e alla fine nessuno, come dire, di questo cane si occupa, fa una fine molto triste e lui dirà: è un po' la vita simile alla mia, per cui io ho fatto tanto, come dire, anche per gli altri, eccetera, e poi non vengono riconosciuto. E poi il favoleggiatore, raccolta di favole in lingua volgare, scelte, emendate e purgate dal maestro di scuola, che sarà pubblicato quando arriverà a Torino. Quindi lui continua questi interessi letterari a scrivere e comporre di invenzione, sia prima che dopo gli eventi del 48 e 49, che lo vedono fortemente implicato, e che insomma denotano questa duplice anima di letterato e di scienziato e di patriota, triplice anima quindi. Prima dell'Unità è attivista politico per il giornale di Reggio, che fonda lui a quanto pare e dirige, redige in gran parte lui, questo durerà, lo dico qua, 74 numeri dal 27 marzo 1848 al 26 giugno 1848, qui vi ho riportato, no? torniamo indietro, le prime pagine, santa pazienza, precedente... E questo qui precedente. Allora, questa è la prima pagina, è la seconda pagina del secondo numero. Nel secondo numero lì, insomma, si vede male forse. Qui sono le notizie che vengono dalle altre città italiane, cioè Venezia dal 23, cioè il 23 di marzo, la Repubblica è proclamata. E nell'elenco dei personaggi che sono i gestori della Repubblica, insomma, della Repubblica, c'è Niccolò Tommaseo. Quindi a Reggio Emilia, nel giornale da lui fondato e continuato per 2 mesi e mezzo, il tempo che gli è stato consentito, dà conto di quello che sta succedendo in Italia, e nell'ultimo numero, che è questo qua, il 74, viva Carlo Alberto, viva il regno dell'Alta Italia, viva l'Italia indipendente e costituzionale. Cioè, fin dall'inizio, Selmi è un fautore dell'annessione al Piemonte e della linea insomma, costituzionalista del Piemonte e dell'annessione delle province, loro veniva chiamato Centro Italia, perché rispetto al Piemonte i ducati di Parma e Modena sono più a sud, per me che sono di Modena sentirmi parlare di Centro Italia, ma queste sono questioni personali. Perché nel frattempo, e qui non ho messo l'immagine, aveva cominciato a frequentare nel 1942 i congressi degli scienziati italiani. Era stato a Pisa, era stato a Padova. A Padova nel 1947 era stato nominato segretario della sezione di chimica, quindi nel 1947 aveva 20 anni. Aveva 20 anni, al congresso di Padova era stato nominato, e qui spero di corrispondere a quello che diceva ieri la professoressa, dell'importanza della scienza per questi personaggi del Risorgimento. Ecco, quando lei parlava, io ho proprio pensato, dico, la mia relazione, per fortuna, in qualche modo viene incontro a questa esigenza. E credo, insomma, credo io, ma è stato anche riconosciuto da altri, questa partecipazione fuori dai confini del Ducato, incontrandosi con gli altri scienziati, sia in Toscana, sia a Padova, dove c'erano anche i torinesi ovviamente, è l'elemento di
in comunione, di condivisione, prima degli argomenti scientifici ovviamente, e di appunto condivisione della ricerca scientifica che in quegli anni stava portando a insomma, uno sviluppo tumultuoso delle scoperte scientifiche e chimiche, no? Ieri si è parlato di Donegani, a Livorno verrà fuori la Montedison, no? Montecatini, Montedison, quindi la chimica che abbiamo noi oggi, pensiamo all'importanza della chimica nella vita odierna, vede il suo sviluppo moderno in questi anni con questi personaggi pressoché dimenticati. E lui lì probabilmente matura quest'idea che per continuare anche gli studi e per avere una prospettiva diversa di sviluppo anche industriale di quelle che sono le loro scoperte, ci vogliono un contesto più ampio, un contesto di unificazione che non abbia tutti questi confini, e quindi è veramente una molla, quello che sembrerebbe un po' strano, l'interesse scientifico per un'apertura culturale che lui aveva in casa. Il padre era già stato un padrone negli anni del 30, nel 31, quindi aveva respirato questo clima in casa sua, ma ulteriormente si era confermato andando fuori di Modena. Durante l'esilio torinese ho messo solo queste immagini perché è il decennio più importante, è il decennio nostro, quindi è quello in cui, insomma, su cui dovremmo soffermarci di più. Gli incontri che fa, due incontri agli estremi, Ascanio Sobrero, allora nel 48-49 per questo suo interventismo, questa sua partecipazione attiva, appena il duca viene restaurato e ritorna, si rende conto che non è aria per lui e lo dicono, e da Reggio Emilia va prima a Sarzana e poi a Torino. Il duca gli concederebbe l'amnistia perché capisce che questo è un personaggio che varrebbe la pena tenere nel ducato dal punto di vista culturale. Lui rifiuta e anche dopo, in seguito a questo rifiuto, il duca gli darà l'esilio generale con le pene del genere. E a Torino non vuole la pensione prevista dal regno, insomma, del Piemonte per gli esuli, cerca un lavoro e chiede di essere collocato grazie a queste sue conoscenze e già pubblicazioni fatte a Torino. Sobrero lo prende nel suo laboratorio di chimica. Sobrero è un personaggio straordinario, scoperto recentemente, cioè dopo aver quasi studiato tutto ho detto: ma chi è questo Sobrero? Ovviamente ho letto la storia di Torino in quel decennio lì, la relazione di ieri è stata fondamentale per me. Ha scoperto praticamente la nitroglicerina lui, non Nobel. Nobel è venuto in Italia, ha studiato con Sobrero, ha visto e ha elaborato, ma nella fase finale, la nitroglicerina. Quando ha visto i proventi economici che sarebbero derivati da questa scoperta, che Sobrero non volle portare a termine perché si era reso conto della pericolosità enorme di questo ritrovato, gli passò una pensione annua fino alla morte di Sobrero come riconoscimento del fatto, non dico che gli avesse rubato l'idea, ma quasi. Quindi queste sono cose che credo nessuno conosce, come succede in Piemonte, no? Cosa è successo con i calcolatori nel Novecento, eccetera, dove la scienza è arrivata a punti molto alti, poi per varie cose gli scienziati italiani si fanno sfuggire le cose. E dopo l'unità entrerà in relazione anche con Don Giovanni Bosco per le sue scuole, perché dopo l'unità Selmi sarà provveditore agli studi di Torino, e quindi i problemi che ha Don Bosco per le sue scuole, che sono considerate insomma troppo filopapali e quindi un po' perseguitate, lui si rivolgerà direttamente a Selmi, che all'inizio sembra lo tratti male perché Selmi è molto laico e insomma filo governativo, ma poi capirà il senso della scuola di Don Bosco, e c'è un epistolo, insomma, alcune lettere di Don Bosco a Selmi in cui si vede che c'è rispetto reciproco fra i due, ma soprattutto il dizionario della lingua italiana. Allora, in questo decennio Selmi sarà uno degli attivisti della Società Nazionale Italiana, fondata dalla Farina per raccogliere questi personaggi e insomma creare questo clima di cultura, no? Brodo di cultura in cui verranno fuori poi insomma i personaggi dell'Italia Unita, ma soprattutto c'è l'inizio della collaborazione col dizionario della lingua italiana. Allora, questo essendo un po' più un settore mio e insomma dei professori qui presenti, ho dedicato uno spazio un pochino più ampio a questo aspetto. E questo anche perché credo che sia un documento, non so se questa lettera di Pomba a Selmi, che è riportata nella biografia di Selmi scritta da Canevazzi nel 1903, che riporta più che una biografia, che è più insomma è il testo di una conferenza ampliato che Canevazzi fece per Selmi
a Modena e nelle cui note ha portato una serie di documenti. È uno storico, Canevazzi è molto importante di Modena perché proprio scuola storica, lui raccoglieva i documenti di qualsiasi cosa riguardasse Modena. E queste lettere, che erano già conosciute evidentemente gli eredi anche di Selmi, la prima generazione, aveva messo a disposizione gli studiosi di Modena i documenti perché questo personaggio fosse ricordato, trova questa, pubblica questa lettera, che quindi non so se sia nota tra le lettere di Pomba, in cui è Pomba che chiede a Selmi di partecipare al dizionario, e siamo nel 57 proprio, insomma abbastanza agli esordi, no, del progetto, per la parte della chimica, perché era Tommaseo che aveva sollecitato la partecipazione di personaggi specialisti per le voci scientifiche. Io ho guardato insomma tutto quello che c'è sul, credo, insomma, non tutto, molta parte di quello che è stato scritto sul dizionario della lingua italiana, e il fatto della presenza delle voci scientifiche è ancora subiudice. C'è qualcuno che dice che, essendo Tommaseo che ha scritto tutto lui e che avendo una, insomma, una cultura tipo di preparazione più letteraria, no, storico letteraria, le voci sono improntate soprattutto ai testi letterari italiani, e mi sembra che non sia per niente vero, perché vedremo l'influenza di Selmi è importantissima, insomma. Pregiatissimo signore, scrive Pomba Selmi nel 57, la società L'Unione Tipografico Editrice, la quale si occupa di utili e grandiose pubblicazioni, ha ora deliberato di pubblicare un gran dizionario della lingua italiana, il quale riesca veramente degno della nazione e del tempo. Il lavoro ne è affidato a vari dotti filologi sotto la direzione del chiarissimo Tommaseo. È da credere che l'opera riuscirà alla più perfetta e compita che aver si possa ai nostri giorni, volendo inserirvi anche le voci nuove, di maggiore uso nelle scienze e nelle arti. Ma il signor Tommaseo, altrettanto modesto quanto sapiente, desidera l'aiuto di uomini dotti appunto per le voci riguardanti le scienze, e ciò nel limite che egli mi accenna in una lettera di lui, in una di lui lettera, della quale unisco copia. Quindi la lettera firmata a Tommaseo, che non è autografa, perché insomma chi conosce gli autografi di Tommaseo insomma vede la differenza, a me sembra di vederla, è la copia che Pomba manda a Selmi. E qui la lettera continuerebbe, dice: io mi sono preso l'incarico, quindi è importante la mediazione di Pomba, di trovare fra gli scienziati del nostro paese quei pochi che gli occorrono per una tale bisogna, ed è perciò che confidentemente mi rivolgo a lei. L'opera della quale è pregata, e qui mi piace che c'è la parte tecnica proprio, cioè Pomba da imprenditore, quale è, e si vede da tutte le biografie, era uno molto concreto, che andava al sodo, era consapevole di fare un'opera imprenditoriale anche di un certo livello, e non lo nasconde insomma nei suoi documenti. Sia quella di rivedere i cartellini che in ordine alfabetico da 50 a 100 alla volta li si manderanno, e saranno quelli dei vocaboli riguardanti le scienze chimiche e farmaceutiche, per essere da vostra signoria riveduto e corretto, che occorrerà nella definizione altrimenti, e anche di scrivere su cartellini in bianco, quali altri vocaboli che intorno a dette scienze trovasse necessari e che mancassero. Detto lavoro, dovendosi fare in 4 anni, detta di lei opera non le recherebbe né molto né troppo frequente disturbo. Questo dice la Pomba, secondo me fare 50-100 cartellini alla volta di definizioni non era proprio una passeggiata, ma insomma Pomba non vuole creare troppi problemi. E questa è la lettera girata, di cui qui ho questa è ancora in mano dell'ultimo erede, non l'ha data alla biblioteca, pensando che sia un autografo e quindi che abbia un valore anche di tipo, come dire, antiquario, ma è chiaramente la copia, vedete in bella scrittura, la firma finale Tommaseo, pregiatissimo signore, e il fatto che sia, scusate, cavaliere, ovvio che già non c'è l'intitolazione a Selmi, ma c'è e cavaliere chiamava Pomba, Tommaseo si rivolgeva a Pomba chiamandolo cavaliere, no? Era cavaliere anche, diventerà cavaliere anche Selmi, ma... E questa è la lettera di Tommaseo, che insomma, essendo un testo originale, forse non troppo noto, ho portato all'attenzione dei presenti. Pregiatissimo signor cavaliere, al dizionario della lingua italiana io presterò volentieri la debole opera mia, purché nella parte scientifica io abbia l'onorevole aiuto e l'onorato sostegno degli uomini dotti che vanta in tali discipline il Piemonte. Tratterebbesi non di versare nel vocabolario comune tutto il linguaggio delle scienze e delle arti, ma di scegliere quelle parole che ormai le colte persone adoprano e sentono sovente adoprate negli usi del vivere, e di queste parole offrire definizione breve e chiara che corrisponda allo stato delle cognizioni presenti. Non grave lavoro agli uomini periti, importantissimo all'impresa di lei, per il quale egli non verranno a farsi benemerenti della civiltà ancor più che della lingua italiana, mi creda suo devotissimo. Cioè, che questa impresa del dizionario, prima ancora dell'unità fatta,
fosse sentito da chi ci lavorava come un monumento, quello che sarà il monumento dell'Italia Unita, il primo vero monumento dell'Italia Unita, già in questi anni mi sembra dire questa, insomma, interesse questa apertura, perché Selmi in realtà si saranno conosciuti sicuramente con Tomaseo di persona, perché hanno insegnato insieme alla scuola Rosellini di Torino, che poi è chiusa dopo un anno, ma mentre Tomaseo insegnava eloquenza italiana, Selmi insegnava chimica. Selmi poi passerà a insegnare, verrà finito titolare del Collegio Nazionale di Torino, quindi lui avrà un ruolo, oltre che lavorare nel laboratorio di Sobrero, presenterà dispense all'Accademia Nazionale di Torino, che non accoglieva tanto facilmente gli esuli. L'Accademia Nazionale di Torino, mi sembra che abbiamo sentito anche ieri, insomma, nei confronti poi di questi esuli non era tutto questo paradiso come delle volte può sembrare. Ecco, per Selmi direi di sì, perché proprio Selmi aveva questa competenza assoluta che veniva sentita come un pregio e un privilegio anche per i torinesi potersene avvalere per gli studi di chimica. Questa è la copia della lettera. Ecco che allora ho fatto un esercizio seguendo le indicazioni di Marazzini, proprio sul Tomaseo Bellini, opera sui dizionari italiani, e della recente, abbastanza recente, messa online del Tomaseo Bellini da Zanichelli con la Crusca. E per cui c'è questa possibilità di andare a vedere la presenza statistica dei firmatari, delle voci nel Tomaseo Bellini, quindi cercando Sel o Selm, perché all'inizio era abbreviato Selm e c'è soltanto la lettera A e ci sono 25 parole, non so se si vede in grande, così insomma. Le altre sono tutte le voci dell'alfabeto, fino ci manca solo la Z, in cui si vede come la frequenza arriva alla fine a 2600 voci. Cioè, Selmi ha firmato 2600 voci, almeno, del dizionario, e non sono poche. Quindi, e lui, mettendoci dentro le cose che stava scoprendo, lui è l'inventore soprattutto dei colloidi, è noto per la scoperta dei colloidi, che sono questi alcali, gli alcaloidi, che non hanno soluzioni, ma io non sono esperta di chimica, quindi vado piano a parlare di cose che non conosco, ma insomma sono riconosciuti veramente, cioè lo scopritore di queste cose. E allora ho fatto insomma, prendendo esempio da quello che fa Marazzini, che vuole rivendicare questa importanza delle scienze nel dizionario, ho preso la voce guano, perché Selmi entrò in contatto con Cavour, e ci sono lettere di Cavour a Selmi, quindi quel che abbiamo sentito dire ieri di Cavour, è importantissimo pensare che questo modenese, arrivato in queste forme a Torino, fosse già in contatto e aveva accesso libero, frequentava un salotto letterario, insomma si sa che le sue relazioni a Torino erano piuttosto significative, e lui a sua volta era l'epicentro dei modenesi fuoriusciti che erano a Torino. Per dire, questo mi sembra un po' modificare quello che Aldo Berselli scrisse nel 60, nel 60 a Modena si fecero le celebrazioni del centenario dell'unità con il risorgimento a Modena, e allora si disse che gli esuli modenesi non hanno avuto in realtà un effettivo peso, una funzione nel determinare la politica del Piemonte come hanno fatto gli emigrati di altri stati, per esempio quelli del Regno di Napoli. Buoni patrioti ed uomini onesti, si intende, ma di levatura politica e di preparazione modesta, gli emigrati modenesi inoltre rappresentavano uno stato il quale non era un kernelpunkt ai fini della questione italiana e vissero un po' al margine dell'ambiente politico torinese. Ecco, mi sembra che forse allora non si erano, insomma, scavato a fondo in queste cose, e sia un po' riduttivo, adesso non voglio rivendicare orgoglio locale il ruolo dei modenesi, però mi sembra che Selmi non possa essere definito che non aveva la levatura culturale e non è entrato nelle cose politiche. Perché Cavour lo mandò in Sardegna per studiare il guano di Sardegna. Cavour, no, con i suoi interessi botanici dell'agricoltura per innovare e migliorare le cose del Piemonte, e si ammalò, perché andare in Sardegna, sì, mi pare che si ammalò anche gravemente, insomma. E c'è una lettera di Cavour che dice: beh, sono contento che vi siate rimesso, perché così potete continuare a fare i vostri studi e le vostre ricerche. Gli importava niente che questo avesse rischiato quasi di morire per andare lì, ma gli premeva che potesse tornare, e alla fine scrive questo saggio, Analisi chimica del guano di Sardegna nel nuovo cimento, lo pubblica nel 55, e la voce guano
vede anche l'intervento di Tommaseo, come appunto dice Marazzini, che Tommaseo a sua volta non è che lascia in tono, insomma, così come sono le voci che riceve, ma ci aggiunge l'uso della lingua del tempo. E quindi, se él mi dice, si denominano genericamente guani gli escrementi di animali che si trovano accumulati da tempo antico nei luoghi in cui abitarono, il guano di pipistrelli è un concime che si trae dalle grotte abitate da secoli dai detti animali e che Cavour voleva importare dalla Sardegna in Piemonte per incrementare l'agricoltura. Tommaseo aggiunge, perché la voce è ovviamente riquadrata, magazzini del guano, prezzo del guano del Perù, isole abbondanti di guano. Selmi continua, guano artificiale, concime formato principalmente di materie animali, con che si intende di ottenere gli effetti ingrassanti nei terreni che si hanno del guano naturale. Quindi, proprio cioè, in re, ecco, volevo farvi vedere in re com'è questo tipo di collaborazione tra Selmi e Tommaseo per il dizionario della lingua italiana, con Pomba Grande. Selmi romanziere, perché c'è anche questo, alterniamo insomma queste varie facce del personaggio, che anche qui qualcuno mi aveva sollecitato a studiare, ma insomma ci vuole tempo e persone, quindi io lo propongo ad altri giovani, spero che in seguito insomma possa nascere anche un interesse da queste cose, quindi io mi pongo semplicemente come schedatrice, insomma una specie di identificare in una rubrica queste varie anime di Selmi. Ne pubblica solo uno di romanzo, che è pubblicato a Napoli dal Vaglio nel 1866, dall'editore Vaglio. Il Battista Cannatelli, ossia Modena nel triennio dopo il 1831. Racconto di Italo De Vecchi, è lo pseudonimo che lui sceglie per presentarsi come narratore dopo l'unità, dopo che insomma siamo nel 66, ha avuto dei ruoli così attivi, soprattutto anche per quanto riguarda poi la lingua italiana dopo l'unità. Italo, mi viene in mente Italo Svevo, cioè sarà un riconoscimento di italianità, e manoscritti invece rimangono altri quattro romanzi, in realtà, Il Dottor Gedeone, Domitilla, Casi della Vita Italiana, Antonio ed Emilia e Toro Totella, di cui c'è anche una copia fatta da un bibliotecario di Vignola, suo fedelissimo amico, che negli anni 80, 1880 e oltre, li trascrisse tutti manualmente, quindi ci sono sia gli originali a Vignola, che queste copie. Questo romanzo è incentrato su, cioè la storia è una famiglia modenese dopo il 31, quindi dopo il 31, in cui c'è un giovane fidanzato di una ragazza, figlia invece di un reazionario modenese, che in un discorso a pranzo si mette a difendere la rivoluzione, a dire che Modena è un posto arretrato dove questo ossequio duchista è veramente ormai sorpassato. Il suocero, il futuro suocero, ha paura che questo provochi la repressione della famiglia per i suoi delatori, e quindi insomma è proprio un racconto di come, di cosa, qual era il clima degli anni 30 a Modena dopo le repressioni del moto di Ciro Menotti. Ed è stato anche questo riproposto in una lettura a Vignola, in cui si è andato a vedere qual è la particolarità di questo di Selmi, romanziere, narratore, con quest'opera pubblicata, e c'è anche, credo, si trova online in vendita una copia ancora originale. Che cosa succede? Quindi, sì, quindi non ho messo delle slide, quando ci sarà appunto i prodromi del 59, la Farina incarica Selmi di tornare nelle province modenesi e gli dà pieno, come dire, pieno ruolo di organizzare le cose e di muovere i territori modenesi per l'annessione al Piemonte, per fare i plebisciti. Quindi lui sarà nominato delegato delle votazioni che si fanno per i plebisciti, organizzerà tutta la cosa tra Vignola e Modena, e nei mesi a cavallo tra il 59 e il 60, anche con Villafranca, la sospensione di Villafranca e poi la ripresa delle cose, nel marzo del 60 ci sarà il plebiscito del Ducato di Modena al Piemonte, fortemente incentivato e promosso proprio dall'attività concreta di Selmi a Modena, mandato a Modena su mandato dei torinesi che stavano facendo, no, Cavour, quel che abbiamo sentito ieri, insomma i rapporti con i francesi, con Luigi Napoleone, eccetera. Quindi per questi meriti, penso, verrà nominato il 16 giugno rettore dell'Università di Modena. È il primo rettore
gli annali dell'Università di Modena, ecco, quindi per quello che io mi sono occupata anche di queste cose, il professor Tavilla ha studiato l'Università di Modena e i vari, come dire, vicende che ha subito, perché era considerata un'università minore, no? Rispetto a quelle maggiori dopo l'Unità d'Italia, quindi aveva visto la soppressione di insegnamenti, la riduzione, si voleva forse addirittura zittirla, eccetera, però per 6 mesi Selmi fu rettore dell'università. Quello è il decreto di Zini che lo nomina, quello è il quadro che c'è nel rettorato a Modena. Se uno in via università va nelle sale del rettorato, ci sono i rettori di Modena, c'è questo quadro originale dell'epoca, e provvederà all'epurazione dei professori dell'università troppo compromessi col regime precedente. Alcuni si dimettono, è noto che alcuni si dimettono personalmente, di altri si vede, cioè lui fa il pensionamento, eccetera, e di altri invece cercherà di ottenere comunque il reintegro, perché li ritiene troppo importanti e con dei meriti culturali tali che possono superare, come dire, le remole, visto invece insomma, l'appartenenza politica al regime precedente, no? come si dice. E nel 1922, quindi in piena epoca, insomma, dopo la prima guerra mondiale, verrà messa questa lapide, che l'ho fotografata ma veniva male riprodotta, quindi, e non c'è in nessun, io non l'ho trovata in libri della storia dell'Università di Modena riprodotta, insomma, come fotografia fatta bene. E allora è significativo, però, perché l'università si ricorda di Selmi e fa questa lapide, chimico di Vignola, in questo paterno ateneo, discepolo, maestro, rettore. In realtà ha insegnato a quello che era il liceo di Reggio, che aveva valenza universitaria per l'ultimo biennio, come era per il muratore, ma insomma, per il liceo classico a Modena. Patriota fervido, umanista elegante, ascese nella scienza alle vette del genio, donde scoprì il nuovo orizzonte degli alcaloidi cadaverici, e questa è la sua specialità. È una specie di antisignano dei RIS, dei carabinieri dei RIS, quelli che fanno le indagini chimiche sui morti ammazzati per scoprire chi è stato, se ci sono prove scientifiche della, insomma, presenza di assassini di particolare tipo. E davvero, vediamo che alla fine questo suo ruolo è quello che forse oggi lo rende più attuale. Il 25 gennaio, 72esimo data della rivelazione delle ptomaine, è questa che ha scoperto lui, queste che ha chiamato lui ptomaine, dal greco ptoma, che sarebbero i cadaveri, o veleni della morte. I conterranei di lui, Barozzi e Muratori, furono raggiunti nell'immortalità. Quindi la retorica degli anni venti che lo apparenta ai suoi predecessori. Che cosa fa? Quali sono i suoi provvedimenti però più interessanti per, direi, l'Italia unita dopo queste vicende che lo vedono appunto protagonista dalle nostre parti? I suoi primi pensieri sono per la cultura e per l'istituzione di agenzie, noi diremmo oggi, culturali, che non dimenticano il passato di queste zone che sono stati nazionali. Modena era un ducato autonomo dal 1598, quando gli Estensi furono cacciati da Ferrara, perché l'ultimo duca non aveva figli legittimi, aveva solo un figlio bastardo, che era il duca Cesare, e quindi il Papa rivolse, perché insomma, lo statuto imperiale prevedeva che gli Estensi dovevano avere dei figli legittimi per rimanere titolari di Ferrara, quindi la corte ducale scappa a Modena il 31 di gennaio, e c'era un vecchio castello, e diventano i duchi di Modena. La grandezza, tra virgolette, di Modena è proprio nei primi secoli di Modena, di Francesco III, Francesco II e Francesco III, che creano quella che è il centro storico di Modena attuale, e soprattutto la reggia ducale, che è il palazzo ducale, che adesso è sede dell'Accademia Militare dell'Esercito, dove si formano i primi 2 anni il biennio dei militari italiani di carriera. Perché il duca di Modena è stato colui che ha fondato la prima scuola militare nel 600 ad apertura europea. C'era il bando proprio per le iscrizioni, insomma, ne vanno molto orgogliosi i militari attuali di Modena di poter ricevere le delegazioni estere, mostrando come lì, proprio a Modena, ed è per quello che il Palazzo Ducale di Modena venne scelto subito dopo l'unità come sede della scuola militare, per questi precedenti storici della città. Selmi si dedica alla creazione delle deputazioni di storia patria delle province dell'Emilia, e negli atti e memorie, nel primo volume degli atti e memorie delle regi deputazioni, che allora erano ancora unite, modenesi e parmensi, riconoscono che il 28 aprile 60 la sezione di Modena, grata al signor Cavaliere Francesco Selmi, già segretario generale, in questa sua qualità le ha istituite,
del Ministero della Pubblica Istruzione per le sollecitazioni da lui adoperate per istituirla e incoraggiarne gli studi, e volendo altresì rendere omaggio, lo ha proposto all'unanimità a suo socio. A Bologna, nello stesso tempo, istituisce la Regia Commissione per i Testi di Lingua, cioè tuttora è presieduta dal professor Pasquini adesso, ed è una delle insomma, eccellenze, credo, di Bologna. Insomma, io ho studiato l'Università di Bologna, non ne fa, però insomma, l'ho sempre sentita citare, so, i libri che sono stati pubblicati dal 1860 ad oggi. La rivista Studi e Problemi di Critica Testuale nasce dal convegno fatto nel 1960, per ricordare il centenario dell'istituzione. C'era Raffaele Spongano che nell'introduzione agli Studi e Problemi di Critica Testuale, il convegno fatto per celebrare il centenario, cita Selmi in prima pagina per dire che Selmi, appena istituita la commissione, avrebbe voluto fare con la Crusca, unendosi alla Crusca, un convegno nazionale di filologia per far vedere come la letteratura italiana dei secoli precedenti è quella che prelude all'Italia moderna. Ma il presidente di allora della commissione, che fu Zambrini, gli disse: ma è come che sia una giovane inesperta fanciulla la commissione appena creata nei confronti di un'anziana signora, la Crusca, che non ha piacere di mescolarsi con queste giovani appena arrivate, come dire, per cui il convegno non si fa. E Spongano disse: beh, noi facciamo un secolo dopo quello che Selmi aveva visto e che forse sarebbe stato da fare effettivamente allora, scritto da Raffaele Spongano, che insomma credo non sia. E quando l'ho trovato ero molto contenta, perché insomma il Selmi non poté essere socio e neanche presidente della commissione, perché non ce ne poteva essere di due vicepresidenti, almeno lo volevano proporre, no, ce ne doveva essere solo uno, per cui a Torino lo nominarono commissario, cioè rappresentante di Torino nella commissione dei testi di lingua di Bologna. Cioè c'era già qualcuno che voleva fargli le scarpe, secondo me, detto brutalmente. Dall'Italia Unita in poi, nonostante i suoi meriti, Selmi fu sempre, come dire, un po' accantonato. Prima veniva qualcun altro, con meno meriti, dirà qualcuno. E a me interessa invece far vedere come fosse precoce nell'avere una certa sensibilità per la questione della lingua. La prima cosa che pubblica nel dicembre 1861 sulla rivista Contemporanea, che abbiamo già sentito nominare varie volte, un articolo che ho, ce l'ho qua fotocopiato anche in integrale, me l'hanno fatto, c'è l'estratto alla Biblioteca Estense di Modena, ovviamente anche la Biblioteca Estense di Modena ha moltissime cose di Selmi. Questo qui è l'estratto della rivista nazionale, sì, ecco, sì, infatti, ok, ma sono quasi alla fine, in cui fa vedere che, e c'è anche Tomaseo nello stesso numero che pubblica, l'Italia è ora nazione costituita, a parecchi lettori sembrerà cosa strana che chi coltiva una scienza sperimentale propende eziandio a cose di lingua, forse ad altri più severi parà indizio di certa leggera variabilità di intelletto, disadatto ed impaziente agli studi gravi e gelosi che le materie scientifiche richiedono. Insomma, per alcuni sarebbe desiderabile che dagli scienziati si tornasse all'antica consuetudine italiana, copiare degnamente il sapere delle cose naturali, matematiche, economiche e via dicendo, con un'equa cognizione della propria lingua stupenda e del glorioso tesoro della letteratura nazionale. Quindi mi sembra... E gli studi danteschi. Lui sarà un fautore dell'esaltazione di Dante appena fatta l'Italia, in imminenza delle celebrazioni del 65 a Firenze, a cui lui partecipò come delegato di Modena, e scrisse gli articoli, insistette per un'edizione nazionale subito, e fu trovato anche l'illustratore, che era Scaramuzza, che fece le illustrazioni, ma poi non si fece l'edizione nazionale. Lui firmava uno della commissione dei testi di lingua, e poi scoprì un manoscritto che c'era pure a Firenze in varie parti, insomma, per cui con le chiose all'inferno di uno quasi contemporaneo di Dante, che per lui fu una scoperta assoluta, perché secondo lui si capiva l'inferno molto meglio di quello che tutti quelli dopo avevano giustificato, spiegato, e queste chiose selmiane hanno una voce dedicata nell'enciclopedia dantesca fatta da Mazzoni nel 70. Propose le cattedre dantesche il 9 febbraio e sperava che in ciascuna delle università dell'Emilia si reggesse una cattedra di commento dantesco, Modena, Bologna, Modena e Parma. Lui stese il decreto, riuscì a farsi avere, come dire, dal ministro della pubblica istruzione a Torino l'ordinanza, poi doveva essere applicato a livello locale da Farini invece non firmò per niente, per cui c'è la brutta, come dire, la minuta stesa da Selmi nei documenti dell'archivio di Modena, che sono stati già anche questi trovati e stampati,
Comunque, considerando che il culto di Dante è culto nazionale, ed è una cosa datata a febbraio 1860, mi sembra che insomma sia un bel... insomma. A Bologna entrò in relazione con Carducci, anche questo mi è venuto in mente di andare a vedere nel catalogo carducciano, e la dottoressa Santucci di Casa Carducci mi ha gentilmente favorito le copie delle lettere di Selmi a Carducci, sono 4, in cui chiede cose e libri per Dante. La sua carriera fu provveditore appunto a Torino, ebbe vari ruoli di segretario del ministro della pubblica istruzione, insomma cambiò ruolo frequentemente tra il 58 e il 62, 63 e 65. Nel frattempo misero a posto a Pisa sulla cattedra di chimica, che pareva quella, una delle più prestigiose del regno nuovo. Altre persone più giovani di lui, che il suo allievo Guareschi dirà, adesso sono dimenticati, e lui si vede scavalcato per motivi così come di logica universitaria da altri più raccomandati. Insomma, alla fine nel 67 gli diedero la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica a Bologna, dove lui aveva messo in cattedra quello di chimica organica, che era la materia più prestigiosa, uno più giovane di lui, che lui stesso aveva raccomandato, e poi lui ci arrivò, pare in seconda battuta, in un ruolo, ma non se la prese. Lì lavorò moltissimo, scoprì le ptomaine, si diede alla ricerca di nuovo chimica, che aveva abbandonato forse da una decina d'anni con la faccenda insomma dell'unità, e promosse l'enciclopedia di chimica con Pomba, 11 volumi e 3 di supplementi, che si compì tra il 57 e l'89, no, forse adesso le date non me le ricordo bene, non le ho scritte, ma fu portato avanti dal suo allievo Icilio Guareschi a Torino, ed è uno dei monumenti della chimica dell'Ottocento tuttora. E a Bologna gli hanno fatto la lapide e la stalla per ricordarlo, e l'Istituto di Chimica di Bologna, c'è qualche professore di storia della chimica, che ho Ciardi, soprattutto Ciardi, Taddia, eccetera, che lo hanno. Tommaseo, ecco, volevo finire con questo, il risarcimento di quello che era stati gli anni 30 coi sanfedisti modenesi, l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena nel 66 nominò socio onorario Tommaseo, e questa è la lettera con cui lui ringrazia la nomina 66, anno cruciale per il Veneto, lui di origine veneta. E questa è nel bicentenario di Muratori, fu organizzato praticamente da Selmi, e questa è l'ultima cosa, per ricordarlo. Hanno pensato di far scrivere dei racconti a degli autori contemporanei su Selmi, che fu chiamato nei processi negli anni 70 del regno in giro per l'Italia, appunto per dimostrare casi di avvelenamento, presunti casi di avvelenamento, di cui lui andò a fare l'esame microscopico ai cadaveri, per dire che quelle che sembravano segni di veleno in realtà sono le tossine che si creano nel corpo, cioè le proteine che degradano e diventano le ptumaine, le cose cadaveriche, lui le chiama con dei nomi molto, insomma, anche un po' repellenti, che sono quelle della la putridina, ecco, credo la putrescina e queste cose, però insomma c'è un revival forse di Selmi, che spero di portare avanti in questa sede, insomma, in modo un po' più storico. Ecco. Grazie. Ringrazio molto. Paradisi.